Ciao ragazzi, benvenuti a Un crimine al giorno per il 2 aprile. Il caso che raccontiamo oggi è un caso, diciamo, particolare perché è una tragedia della povertà e dell'ignoranza senza giudizio del sottoproletariato agricolo e fa ancora più impressione perché probabilmente di un caso scoperto ce ne sono centinaia e migliaia di casi simili, purtroppo, e probabilmente fa ancora più impressione il fatto che sia un caso così vicino a noi, nel senso che è un caso, del 1984. È vero che sono passati quasi 40 anni, però se adesso andiamo a vedere quella che è effettivamente una tragedia che io ho definito in anteprima con neonati a perdere, ovviamente con in maniera un pochettino graffiante, però vediamo di che cosa si tratta. Andiamo a vedere la scheda per il 2 aprile. Siamo nel 1984 e siamo in una cascina a Barbianello, Broni, Pavia. L'orario ovviamente è imprecisato perché non è mai stato scoperto e tenete conto che questo è un caso aperto ed è allucinante il fatto che se si prova a cercare, insomma, quelli che sono i motori di ricerca, informazioni dettagliate sulla questione, veramente molto molto difficile, pare non si trovi nulla tranne un necrologio della persona, insomma, della sospettata in causa e poi anche della rea confessa di quello che è accaduto. Purtroppo la vittima è un neonato, la cui morte in realtà, come vedete dalla scheda, risale al 27 marzo, quindi qualche giorno prima, ed è stato partorito in casa, nel bagno, e soffocato con una coperta dalla madre che, scoperta, insomma, è rea confessa del delitto, ma era già sospettata dell'omicidio di un altro figlio nel 1982, cosa che racconterà, e racconterà il tutto fondamentalmente adducendo insomma, una situazione insostenibile con già tre figli, l'impossibilità effettivamente di tenerne un quarto e poi eventualmente un quinto. Difficoltà socio-economiche, dunque, il caso non ha avuto seguito, ripeto, perché da tutte le ricerche che ho fatto è praticamente impossibile trovare nulla se non un necrologio della signora Carla, ma non sono neanche sicuro effettivamente che corrisponda a verità. Il fatto invece è all'interno delle cronache, delle confessioni, era già stato trovato, insomma, un cadavere la notte di Natale di 2 anni prima, nel 1982, da un vicino di casa che aveva trovato in un involto un neonato che era stato alla stessa maniera partorito con il cordone ombelicale strappato e poi abbandonato, insomma, vicino ad una cascina, il corpo, insomma, semidivorato dai topi, con un biberon di fianco. La stessa cosa è stata fatta nel 1984 dalla sospettata, dalla madre della vittima. In questo caso aveva ancora una volta dato alla luce un bambino, in questo caso che qui pare che il marito risulti assolutamente ignaro della vicenda, ma ovviamente, a parte il fatto che la moglie era incinta, ignaro non poteva essere. Raccontano di aver trovato, insomma, il marito racconta di aver trovato questo involto e di aver chiesto notizie alla moglie, aver trovato questo involto all'interno di un bidone in cui raccoglievano il letame prima di andare a compostarlo. Avrebbe trovato questo involto e poi chiesto spiegazioni alla moglie. Siamo nel 1984, tragedia sicuramente dell'insostenibilità economica di una vita in più, di una bocca in più, che sembra essere però estremamente particolare ed estremamente piena ancora di buchi, una vicenda che si porta dietro un bel po' di sospetti, un bel po' di incertezze, proprio perché effettivamente parrebbe praticamente impossibile trovare delle notizie ulteriori riguardo a quella che è una tragedia che purtroppo, a causa di condizioni economiche avverse che ancora oggi perdurano anche non in zone agricole o che purtroppo perdurano in termini di condizioni culturali, possono ancora avvenire.
anche nel nostro paese e certamente non necessariamente 40 anni fa. Quindi il 2 aprile, ovviamente io ho dato un titolo particolarmente graffiante, satirico, neonati a perdere, ovviamente c'è poco da ridere, ma è un caso che purtroppo non è assolutamente unico. Un caso di un crimine al giorno, come al solito con la botteguccia dei sigilli, ci vediamo domani con un altro crimine e mi raccomando, perché giovedì puntata speciale alla Botteguccia dei Sigilli con un nuovo amico con noi, il Pellegrino Macabro. Vi aspettiamo.